Noi abbiamo considerato finora che le piante e gli animali fossero qui per far piacere all'uomo, per sopperire ai bisogni dell'umanità. Ma questo non è affatto vero. Noi in realtà siamo una specie vivente in mezzo a tante altre specie viventi, in mezzo a forse 1 milione di specie di piante sulla Terra e forse 10 o 100 milioni di animali, non si sa, nessuno ha mai avuto la possibilità, neanche lontanamente, di dare una valutazione di quante specie animali esistano a questo mondo. Noi dobbiamo renderci conto che siamo soltanto una specie in mezzo a tante altre specie che hanno lo stesso diritto di convivere. Quello che bisogna fare è cambiare il nostro atteggiamento rispetto al mondo. Si può fare una piccola riflessione su quella che è la funzione oggi della foresta. C'è l'espansione degli usi dell'uomo, che molto spesso ama la foresta ma vuole averla al di fuori dei propri insediamenti. Quindi attraverso la creazione di zone turistiche, di piste per sci, eccetera, si viene a intaccare il patrimonio forestale. Molto spesso si pensa che in realtà costruire una pista di sci in mezzo a una foresta, la foresta copre migliaia di ettari e la striscia per gli sci è larga poche decine di metri, quindi sembra qualcosa di trascurabile. Però quando queste cose si moltiplicano diventano tutt'altro che trascurabili. Noi sappiamo che tradizionalmente le foreste erano importanti, per esempio, per la Repubblica di Venezia. La Venezia di alberi non ce ne sono, ma Venezia però ha consumato moltissimo legname nella sua lunga storia millenaria, per un altro motivo, perché Venezia è costruita tutta su tronchi per poter mettere le fondamenta delle case sui terreni della laguna. Quindi Venezia è costruita su una foresta di larici, potremmo dire. Questo larice veniva dalle Dolomiti, dalle montagne vicine a Venezia. Ma per costruire le navi invece ci vuole il legno di quercia. E allora questo se lo procuravano i veneziani in Slavonia, al confine tra Croazia e Ungheria. E l'albero delle navi veniva invece da un'altra parte, una foresta nei dintorni di Pieve di Cadore, provincia di Belluno. Questa foresta ancora adesso si chiama Bosco San Marco. Questo abete di cui parliamo, che serviva per le navi della Repubblica Veneta, era l'abete bianco, Abies alba. Il destino di Venezia è stato legato a questi alberi, il larice per le fondamenta delle case, l'abete bianco per gli alberi delle navi e la quercia di Slavonia, il rovere di Slavonia per costruire lo scafo delle navi a vela. Più in generale, il legno era la sorgente di calore. Senza il legno era impossibile cucinare e così via, quindi bisogni essenziali dell'uomo. Tutte queste cose oggi sono praticamente superate. Le navi si costruiscono di ferro, le possibilità di riscaldarsi sono molto diverse, abbiamo il gas, abbiamo il carbone, abbiamo l'olio combustibile, insomma il legno non è più così necessario. Ma qual è allora la funzione della foresta? Potremmo abbatterle tutte e farci dei campi, farci dei luoghi di divertimento, non è vero? No, la foresta ha parecchie funzioni essenziali. Grazie.
In Italia abbiamo più di 10 milioni di ettari di foresta. Un terzo del patrimonio italiano, dei terreni italiani, sono coperti da foreste. Il 95% della superficie forestale italiana è appunto in territori di collina e di montagna, tant'è che per descrivere il patrimonio forestale italiano vale l'equivalenza, molto più che per altri paesi, foreste uguale territorio di montagna e quindi uguale territori marginali, con gravi problemi di abbandono dell'agricoltura, e questo significa possibilità per il bosco di espandersi. E come è gestito questo patrimonio forestale? Quanto produce, che cosa produce questo ingente patrimonio forestale italiano? Se guardiamo i dati della contabilità nazionale ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli, perché l'apporto in termini di valore aggiunto al bilancio nazionale del settore forestale, di questo un terzo dei terreni italiani, è lo 0,001%, quindi praticamente insignificante. Guardando all'aspetto commerciale, cioè questa produzione di legname, cosa produciamo dai boschi italiani? Quando parliamo di legname facciamo la grande distinzione nei due gruppi di specie, da una parte le conifere e dall'altra le latifoglie. La gran parte del legname di conifere viene da poche province, dalle province del Triveneto, del Nord-Est. Più del 70% di tutto il legname di conifere che viene impiegato a usi industriali, quindi per produrre prodotti ad alto valore aggiunto, viene soltanto da queste tre regioni. Ancora più significativa è la concentrazione della produzione per quello che riguarda il legname di latifoglie. Molto più della metà del legname di latifoglie che proviene dai boschi italiani viene da formazioni molto particolari, che sono gli impianti di pioppo in pianura padana, in terreni di alta fertilità. Questa è una produzione che ci viene invidiata in termini di capacità di creare reddito da altri paesi europei. Non esiste in tutta Europa un esempio di investimento forestale dal punto di vista commerciale così produttivo come la pianura padana. La pianura padana naturalmente ha subito, a cominciare dal Medioevo, tutta un'opera di disboscamento e di bonifica che è susseguita all'aumentare della popolazione e allo sviluppo di una serie di attività economiche, tra cui la più importante è naturalmente l'agricoltura. Questo ha portato progressivamente alla scomparsa delle grandi superfici boscate della pianura, quelle che oggi si vedono, tipo il Bosco Fontano, il Bosco di Trino Vercellese o la Foresta della Mar, Andrea Torino, sono semplicemente dei relitti, delle così reminiscenze di quella che una volta era un territorio sostanzialmente a brughiere foresta. Ci troviamo nella foresta della Carpaneta, pochi chilometri dal centro della città di Mantova. La foresta della Carpaneta è stata progettata proprio allo scopo di ridare al territorio mantovano un luogo dove ricrearsi e ritornare a contatto con un elemento naturale così importante come quello del bosco. È una foresta che è stata progettata non tanto per essere una foresta produttiva, quindi a scopo di sfruttamento produttivo, ma una foresta destinata a rinaturalizzare il paesaggio e ad essere fruita dai cittadini. Proprio a testimoniare la ricostituzione di un patrimonio genetico tipico proprio dell'area padana. Questo perché nel futuro la foresta della Carpaneta sarà anche un luogo di conservazione di questo importante patrimonio genetico, ma anche di rimescolamento di questo patrimonio genetico e anche una, diciamo, banca a cui venire ad attingere il seme per eventuali altre riproduzioni e altri impianti. D'altronde questi terreni che vengono utilizzati per il pioppo sono terreni che
in alternativa possono essere usati per la coltivazione di cereali, quindi potete immaginare qual è il livello di aspettative di reddito dei proprietari quando investono, decidono di investire in pioppo invece che, per esempio, mais o riso. Ci troviamo nel tratto Vercellese-Alessandrino, dove il Po si adagia da un lato contro le colline del Monferrato e dall'altro costeggia le risaie del Vercellese. Qui il fiume comincia ad avere già una dimensione piuttosto importante e allora il lavoro che sta facendo il parco ormai da parecchi anni è quello di cercare di ricostruire l'ambiente fluviale originario, che in buona parte era stato o degradato o in qualche caso l'attività agricola aveva occupato in modo molto invasivo queste zone. E si tratta di un'opera di riforestazione abbastanza significativa perché si sviluppa su 50 ettari, per due terzi di rimboschimento, per un terzo di prati stabili, costituito ex novo su terreni prima agricoli. C'è stata una grande trasformazione del territorio e nei secoli i boschi naturali sono stati via trasformati in coltivazioni. Noi stiamo cercando attraverso accordi con i proprietari, accordi con i comuni, di ricostruire zone nuclei boscati, esclusivamente con l'impiego di piante autoctone, e quindi cercare di diversificare un po' anche il paesaggio. Per ricreare questo bosco sono state utilizzate esclusivamente le specie tipiche originarie della fascia fluviale, come per esempio il pioppo bianco, il pioppo nero e il salice, sia invece le specie del bosco definitivo, come per esempio gli olmi, le querce, i frassini. Il pioppo nero è una delle specie che costituiscono gli ambienti fluviali, tipica proprio delle foreste di pianura, ed è una delle specie che è stata inserita nelle liste a rischio di estinzione da parte della Comunità Europea, in quanto ci sono forti pressioni su questo ambiente fluviale. Oltre agli interventi di riqualificazione ambientale, un'importante attività che viene svolta è la realizzazione di unità di conservazione genetica in situ. Vengono messe a dimora una serie di genotipi in provenienze diverse, mescolando maschi e femmine in modo che per l'impollinazione e la disseminazione vengono ridiffusi questi individui lungo tutto il tratto del fiume Po. Grazie a questo intervento il pioppo nero avrà la possibilità di ridiffondersi e di andare a ricolonizzare gli ambienti da cui è scomparso. Questo è un bosco. Bosco per la più. È interessante tenere in considerazione il rapporto che esiste tra questo grande patrimonio forestale e l'industria italiana del legno. L'industria italiana del legno è tradizionalmente una industria che ha una posizione di leadership internazionale. Fino a 4 anni fa, in effetti, eravamo i più grandi esportatori mondiali di mobili. Adesso siamo in seconda posizione dopo la Cina. Manteniamo comunque una grandissima capacità produttiva, però sfortunatamente questo settore industriale, che non è soltanto evidentemente mobile, è anche arredamento, è costruzione in legno ed è pasta e carta e tutti i prodotti derivanti. Bene, questo insieme molto diversificato di settori industriali ha scarsissimi rapporti di collegamento con il mondo forestale italiano, perché il legname che viene utilizzato da queste attività industriali è prevalentemente di provenienza estera, sia sotto forma di prodotti grezzi, sia sempre più sotto forma di prodotti lavorati. Infatti l'Italia è il secondo importatore europeo di legname, il sesto importatore mondiale di legname. La situazione italiana, non abbiamo dati precisi a disposizione, però noi importiamo legname ovunque troviamo convenienza a farlo e di fatto abbiamo evidenza che una parte abbastanza significativa del legname di origine tropicale proviene da forme di gestione non corretta e quindi abbiamo qualche responsabilità. Devo dire, abbiamo qualche responsabilità, ma anche proprio per essere estremamente chiari e onesti, abbiamo anche qualche merito. La prima azienda certificata, FSC, che è uno di questi due sistemi di certificazione, anzi quello con gli standard più restrittivi,
è un'azienda italiana. Nel 1997 la magnifica comunità di Fiemme è stata la prima realtà italiana, la prima proprietà italiana ad essere certificata secondo gli standard FSC. Quindi una certificazione sostanzialmente di gestione sostenibile delle foreste. Tutto il legname che viene tagliato dai boschi della Val di Fiemme e che poi verrà trasformato in diverse maniere, si certifica che quel legname è stato tagliato da foreste che sono state gestite secondo determinati criteri. Determinati criteri che consistono sia nel rispetto di normative tecniche, sia soprattutto nel rispetto di aspetti sociali e economici legati alla gestione del bosco. La magnifica comunità di Fiemme è una proprietà collettiva, la più importante, la più estesa proprietà collettiva che si trova in Italia e appunto da 9 secoli ormai vive soprattutto utilizzando i proventi derivanti dalla gestione del bosco. Il suo patrimonio si estende su circa 20.000 ettari di superficie, di cui più di 12.000 sono costituiti da boschi. Si tratta in particolare di boschi di abete rosso. L'abete rosso in Val di Fiemme è la specie di gran lunga più diffusa, l'ambiente in cui questa specie estrinseca le sue potenzialità produttive, direi al massimo delle sue possibilità. Qui in Val di Fiemme infatti troviamo i più bei boschi di abete rosso dell'arco alpino. Nel corso della sua lunga storia la magnifica comunità ha utilizzato i proventi derivanti dalla gestione del bosco per realizzare delle strutture, delle opere che avevano ed hanno tuttora una ricaduta sociale ed economica rilevante. Il problema della Valle di Fiemme e di conseguenza anche della Valle di Fassa era sostanzialmente l'isolamento. Si trattava di vallate molto defilate rispetto alla principale via di comunicazione d'allora, e che è anche quella attuale, che è rappresentata dalla Valle dell'Adige. Per cui, dimostrando grande lungimiranza, gli amministratori d'allora della magnifica comunità di Fiemme hanno provveduto, quindi attraverso comunque i proventi derivanti dalla vendita del legname, a realizzare, costruire e gestire l'ospedale di Cavalese. Inoltre ha provveduto anche a realizzare il collegamento, quindi la strada di collegamento con la Valle dell'Adige. L'attuale statale delle Dolomiti fu realizzata in buona parte attraverso i proventi derivanti dalla vendita di legname. Per mantenere il vantaggio competitivo dell'industria italiana del legno nel futuro, non possiamo più basarci sul buon design, sulla buona qualità dei nostri prodotti, ma dobbiamo fare qualche cosa in più. E uno degli elementi in più che l'industria italiana del legno dovrebbe dare è la certezza, la garanzia che la materia prima proviene da forme di buona gestione forestale. Ecco, tu quindi, consumatore, che compri questo mobile, che costruisci questo tetto, che compri questo sistema di packaging a base di legno, sai che la materia prima che stai utilizzando proviene da forme di buona gestione forestale che aiutano lo sviluppo di territori rurali marginali di montagna. Questo è il messaggio che noi pensiamo dovrebbe essere dato al consumatore dall'industria italiana. Partiamo negli anni 90, quando la crisi dell'Olivetti impone al territorio di cercare nuove soluzioni occupazionali, e a livello politico la provincia pensa di inventarsi qualcosa nel campo dell'ambiente, del territorio della montagna. La cooperativa nasce nell'estate del 96, il consorzio del 2001-2002. Cominciamo a fare manutenzione del territorio, manutenzione dei sentieri, interventi di sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica, che per quell'epoca erano una novità. Poi c'era il discorso di quello che è la risorsa territorio-foresta. Ci voleva qualcuno che gestisse questa risorsa.
e per questo abbiamo creato appunto il consorzio. A quel punto mancava solo più la terza parte di questa filiera, che era il discorso di, diciamo così, la risorsa economica, perché tutto si regge se economicamente si sta in piedi. E allora abbiamo costituito questa segheria, abbiamo cominciato ad avviarla. L'idea di partenza è stata quella di cominciare a produrre paleria di castagno. Siamo arrivati l'anno scorso a lavorare circa 35.000 quintali di paleria di castagno. Abbiamo cominciato a lavorare castagno anche solo per far tette, abbiamo cominciato a fare travatura, pavimenti, perline, tutto sempre in castagno, oppure anche in rovere, sempre usando esclusivamente il legname, non diciamo locale, ma comunque piemontese, insomma in linea di massima, può arrivare dalle valli di Lanzo o dalle valli del Cuneese, o può arrivare dalle valli della Valsesia, ma comunque generalmente sempre legname piemontese. Il settore forestale è un settore particolare, mentre un settore agricolo, industriale, cioè tu hai una stagione al termine della quale tu raccogli il tuo prodotto, nel settore forestale la silvicoltura ti impone tempi lunghi. È una filosofia che non esiste più in nessun altro settore delle nostre attività umane. Noi dobbiamo pensare ai prossimi 100 anni. Le politiche locali di sviluppo nel settore, per esempio, puntano sul discorso della biomassa, che è come cominciare a costruire la casa dal tetto. Cioè, allora, in tutto il mondo io la biomassa che vado ad usare per produrre energia la ricavo dagli scarti della legna che vale qualcosa. Noi ci andiamo in bosco per cercare di recuperare biomassa. Esattamente il contrario di quello che fanno tutti gli altri. Che prospettive di sviluppo, di successo può avere una cosa del genere? Utilizzare le biomasse legnose a fini energetici è, in termini generali, una cosa più che opportuna. Si tratta di legname che è una risorsa certamente rinnovabile, si tratta di legname che viene utilizzato per la produzione prevalentemente di energia termica, in maniera che può essere anche molto efficiente, quindi con effetti di risparmio nei consumi di combustibili fossili sicuramente molto positivi per il bilancio energetico ed economico italiano. Il legno attualmente è la fonte energetica rinnovabile più utilizzata in Italia, in Europa e nel mondo. Cioè, da sola è quella che produce la maggiore quantità di energia, soprattutto energia termica. La legna da ardere è un prodotto del bosco che è sempre stato utilizzato dall'uomo. Quando viveva nelle caverne, l'uomo primitivo utilizzava pezzi di legno per accendere il fuoco, per cucinare, per difendersi dalle belve. Oggi ci sono delle tecnologie molto efficienti che permettono di sfruttare anche oltre il 90% dell'energia contenuta in un pezzo di legno, e quindi sono paragonabili all'efficienza che si ottiene con una caldaia che brucia gasolio o GPL o metano. Quindi la legna, da questo punto di vista, è diventata una fonte rinnovabile competitiva per quanto riguarda l'efficienza. E praticamente bruciando un pezzo di legno si reimmette nell'atmosfera la stessa quantità di CO2 che l'albero ha sottratto dall'atmosfera per crescere. Altra cosa invece succede se utilizziamo combustibili fossili derivati dal petrolio con il gasolio. Quella CO2 che emettiamo in atmosfera è nuova CO2 che va ad accrescere la quantità di CO2 presente in atmosfera. Ma il bosco non ha bisogno di noi, il bosco non muore, il bosco non si sciupa, il bosco si evolve come meglio crede. Siamo noi che abbiamo bisogno del bosco e siamo noi che dobbiamo fare in modo di ottenere dal bosco quello di cui abbiamo bisogno senza alterarne eccessivamente le dinamiche. Mentre in altri paesi l'80, addirittura il 90% del legname va verso destinazioni industriali di alto valore aggiunto che determinano significativi impatti occupazionali, noi invece un po' sprechiamo i nostri boschi per produrre legna da ardere. Logica vorrebbe che aumentassimo la produzione, quindi il legname prelevato per destinazione industriale, e producendo legname che verrà poi utilizzato per
l'industria dei mobili, per il settore edilizio, potessimo, proprio lavorando questo legname nei processi industriali, avere, come avviene in altri paesi, molti scarti di lavorazione. Pensate che quando si produce una trave per il tetto abbiamo un 40 e anche più per cento di scarti di lavorazione. E questi scarti possono essere utilizzati certamente anche per fini energetici. Il 20 settembre è stato approvato un documento molto atteso e molto importante, che è la nuova strategia forestale dell'Unione Europea. È un documento innovativo che non solo si limita a prefigurare che cosa l'Unione Europea farà nei prossimi anni, ma anche che cosa devono fare gli Stati membri. E la nuova strategia forestale dell'Unione Europea chiede agli Stati di impostare le loro politiche sulla base dell'idea del cascade, cioè dell'utilizzo a cascata, impiegando le risorse legnose al loro meglio nelle prime fasi del ciclo di vita e poi via via andando verso usi meno nobili. C'è un aspetto che mi ha molto impressionato, perché determina un po' una svolta in termini politici in questo documento, ed è il ruolo che le foreste possono svolgere nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Per migliorare l'impatto delle foreste nell'assorbimento di gas di serra, bisogna aumentare il livello di produzione delle foreste, ovvero bisogna aumentare i prelievi. I prelievi possono favorire la filiera dell'impiego energetico delle biomasse, possono spostare biomasse dalla foresta al fuori foresta, cioè alle attività di consumo, dove biomasse forestali, biomasse legnose, possono essere immagazzinate per lunghi periodi nei prodotti legnosi. Noi vogliamo dimostrare nei fatti che è possibile avere un buon bosco, un buon patrimonio forestale, è possibile che questo patrimonio forestale produca di ottimi servizi ambientali e del legname che può essere destinato sia al legname da opera che al segmento legno energia, che questa esperienza può essere importante per attivare le attività economiche nel territorio. Abbiamo intere aree dell'Appennino interno che sono in abbandono, abbiamo bisogno di riportare lo sviluppo locale in questi contesti, e che è possibile concretamente riuscire a produrre dell'energia a scala locale, a scala territoriale, al servizio delle comunità, in maniera sostenibile, senza impatti negativi nel territorio, ma al contrario è possibile sostituire tonnellate equivalenti petrolio attraverso un uso equilibrato, corretto, delle biomasse legnose. Cosa significa filiera locale? Le filiere locali sono quelle che sono concepite per essere prodotte e utilizzate nel contesto del territorio. È evidente che immaginare che il cippato di legno, ad esempio, possa avere una logistica, un sistema organizzato che viaggia attorno, supera i 50-100 km, comincia a diventare un elemento che ha in sé i prodromi di una insostenibilità. Stiamo in effetti lavorando su un progetto di ricerca il cui fine è quello di individuare uno standard per la certificazione delle filiere corte caratterizzate da criteri di sostenibilità. Dobbiamo dare concretezza a questo termine: sostenibilità economica, ambientale e sociale. Il primo elemento su cui noi costruiamo la nostra strategia riguarda la garanzia che la manutenzione del bosco sia un'opera fondamentale per contrastare i fenomeni di degrado del patrimonio forestale e per animare lo sviluppo rurale delle aree interne. Noi siamo dell'avviso che sia necessario promuovere la gestione forestale sostenibile e lo sviluppo professionale delle imprese. Gestione forestale sostenibile e professionalità delle imprese sono un elemento che evidentemente non può viaggiare disgiunto.
Terzo elemento sono le tecnologie, di conversione energetica. La tecnologia ha fatto dei passi da giganti. Molti anni fa avevamo tecnologie che avevano un'efficienza del 30, 40, 45, 50% di efficienza, e cioè solo il 50% di quel calore, ad esempio, prodotto in quel caminetto a fiamma aperta, poteva essere in qualche modo utilizzato per riscaldare l'ambiente. Oggi, grazie all'innovazione tecnologica introdotta in queste tecnologie, abbiamo raggiunto livelli che in molti casi superano il 90%. Una buona combustione significa un abbassamento delle emissioni. Buona combustione, buona tecnologia, basse emissioni. Un agriturismo che si riscalda con le potature dei vigneti e riesce a realizzare una bella chiusura del cerchio. Vini buoni e energia termica prodotta in modo sostenibile. Una rete di teleriscaldamento in un'area di montagna al servizio delle comunità locali, e quindi buona gestione del patrimonio forestale locale e una sana energia termica per l'intera comunità locale. Oggi possiamo dire sul mercato gli impianti e gli apparecchi certificati hanno raggiunto livelli di efficienza e di bassa emissione che fino a 20 anni fa erano inimmaginabili, e quindi dobbiamo nella normativa tenerne conto. Non fare di ogni erba un fascio e poi buttarlo nel fuoco magari, ma avere la capacità di disgiungere questi elementi. Evidentemente collegato alla stessa idea di filiera corta c'è l'idea di promuovere lo sviluppo locale, il che significa promuovere l'occupazione della manodopera boschiva locale, promuovere l'impiego di industrie locali, privilegiando le piccole e medie industrie così presenti nella montagna italiana. Ecco, stiamo sintetizzando adesso uno standard, lo stiamo testando in alcune zone e speriamo di poter arrivare presto, voglio dire il prossimo anno, già alle prime forme di certificazione di energia termica o energia termica e elettrica certificata da filiere locali sostenibili. Noi stiamo rendendoci conto che l'impatto dell'uomo sull'ambiente è troppo elevato e non si può continuare così. Ora, il fatto più evidente, quello di cui maggiormente si parla ormai, è quello del cambio climatico. Perché avviene il cambio climatico? Il cambio climatico avviene perché le combustioni di combustibili fossili, carbone, petrolio e il gas, liberano anidride carbonica che cambia le caratteristiche dell'atmosfera, per cui a livello mondiale si ha un riscaldamento. Parlare di sviluppo sostenibile è una contraddizione. Lo sviluppo di per sé, siccome il mondo non si sviluppa, ma il pianeta che abbiamo è quello che è, non possiamo ingrandirlo, lo sviluppo non è mai sostenibile. Però almeno una condizione di vita sostenibile, quella sì, dobbiamo raggiungerla. E in questo la presenza della copertura forestale avrà un ruolo essenziale, ancora più importante di quello che ha già adesso. Ora, noi dobbiamo evidentemente trovare differenti forme energetiche se vogliamo mantenere uno stile di vita possibile, compatibile, però dobbiamo anche pensare che una parte del territorio non può essere toccata, va mantenuta proprio per conservare l'equilibrio generale della biosfera. E allora, da questo punto di vista, le foreste, soprattutto le foreste che attualmente sono organizzate in parchi nazionali, ne abbiamo numerosi in Italia, si parte dallo Stelvio e si arriva fino alle Madonie, in Sicilia, questi grandi parchi nazionali e regionali sono il presidio
per il mantenimento dell'equilibrio del territorio. Dunque noi dobbiamo renderci conto che ancora adesso in Italia la partita non è perduta, perché abbiamo un buon patrimonio di foreste. L'importante è saperle conservare bene e, se possibile, anche ampliare, rendere più vasta la superficie forestale. We'll be right back.